Ora l'han benedetto, sono qui nel Baden-Württemberg. Il mio amico, che qua fa il professore di scuola in Germania, guadagna il doppio rispetto a un collega in Italia. Voglio andare a vedere se qui i prezzi sono il doppio rispetto all'Italia, perché se uno che guadagna il doppio, il potere d'acquisto doppio, il reddito pro capite in Germania è molto più alto rispetto all'Italia. Mediamente in Germania guadagnano più che in Italia. Andiamo a vedere se il costo della vita è il doppio rispetto all'Italia. Do al chilo perché sennò dopo la gente mi dice no, ma dagli al chilo. Pomodori vengono 2,58 euro al chilo, mezzo chilo orati e vengono 1,99 la confezione a mezzo chilo. Questi qui, pomodori tipo ciliegino, questa confezione viene 1,19 euro. Ora sono le pesche lì cosa sono? Vengono 1,59 euro al chilo. Le banane. Vengono 1,29 euro al chilo le banane. Questi qui, imber, mirtilli, confezione a mezzo chilo viene 1,99 euro. Confezione a mezzo chilo 1,99 euro. Questi qui vengono invece 2,29 euro. Non so quanto sono i prezzi in Italia, ditemelo voi. Mezzo chilo di mirtilli vengono 1,99 euro in Italia, ditemelo voi. Pesche e noci vengono 1,99 euro al chilo. Le fragole comunque vengono a questa confezione 339, 3,39, però non è periodo adesso. Questa è 400 grammi. Viene 69 centesimi. Di Coca-Cola, di Fanta, 85 centesimi viene. La Red Bull viene 1,59. Confezione da 10 uova, le 10 uova Germania qui vengono 1,99. Quanto vengono in Italia? Io non lo so, guarda. Allora, io non lo so quanto costa in Italia, ditemelo voi. Sicuramente qui magari viene di meno perché qua sono più poveri, siccome sono più poveri magari costa di meno. Ferrero vengono 3,49, queste qui le confezioni grosse di Snickers, Twix 2,39. Allora, le confezioni di tè vengono 99 centesimi, 1,19. Io da 3,94. 5,49, questo qui 6,99, 6,99 questo, l'aceto balsamico viene 1,69 a confezione, aceto balsamico di moda. Offerta, dentifrici 4 Colgate, 3,99 vengono. In Germania non è che mangiano molta pasta, pasta c'è solo questa e viene 2,29 un chilo, sì, 2,29 un chilo. Questo è un chilo. Di maiale vengono 4,90 al chilo, vengono 7,13 euro. Carne tritta, cos'è lì? 5,99, questa quasi 800 grammi. Queste sono, credo che siano l'onza di maiale, 3,89, 5,6 visti. Cos'è? Un pollo intero, sì, viene 6,99 al chilo. Queste qui, cosce di pollo, 4,99 pezzo di pollo, 7,49 tutto questo, tutte queste confezioni qua. Il pollo intero, questo cos'è? 4,49. Chilo di cosce di pollo, anche questo 4,99. Questa è una confezione da 14 Actimel, 14, vedi? Viene 4,44. La confezione di 8 attivi, ce ne sono 8, cereali, vabbè, alla frutta. Al posto di 2,99 vengono 2,88, costano 2,88 euro. Lo faccio vedere qui, ok? Quindi il prezzo adesso c'è un ulteriore sconto da 2,99 a 2,88, 8 attivi. Io non so quanto costano in Italia, ma sicuramente costeranno di meno perché qua Questi sono. Wurster, confezioni, 3,99, vabbè, i Wurster sono roba loro, costeranno sicuramente. Italiano non ho visto niente, però vabbè, abbiamo il prosciutto che va da 2,49, 1,49, questo salame qui, 99, 1,79. Non ho visto niente di italiano. I formaggi hanno l'Appenzeller con lo svizzero, questo è buono, 3,29, c'hanno, vabbè, i loro bavaresi c'hanno, 2,19. Vediamo se trovo qualcosa nostro. La 2,69, c'è questo qua, il gorgonzola. Vino che va da 3 euro a 2,99, cioè tu trovi tutto vino di tutti i tipi, italiano, italiano, 1,99 il merlot, mezzo litro di birre, 99 centesimi, la Pallaner, questa viene 49 centesimi, l'acqua, la bottiglia viene 27 centesimi,
Sono uscito, mi sono preso uno yogurtino e basta, uno yogurt, oggi vado di yogurt. Vi saluto, vi ho fatto anche questo servizio, ditemi voi nei commenti se i prezzi sono più alti, più bassi, eccetera, eccetera. Tenete presente però che qui gli stipendi in Germania sono più alti rispetto all'Italia.